dell'arte. Che in rete hanno, insieme a noi e al supporto anche di costituzionalisti, in un percorso appunto step by step, realizzato una proposta di legge elettorale che si basa su un criterio essenzialmente di tipo proporzionale, cosa che prima non c'era. E il secondo è una presa d'atto che abbiamo dovuto dare, avendo noi stessi, lo sappiamo, avendo dato noi stessi un valore politico alle elezioni europee che si sono svolte 2 settimane fa, dobbiamo dare atto che se quel valore politico noi abbiamo voluto dare a quelle elezioni, l'esito è stato quello che abbiamo visto, con un Renzi che ha superato il 41%, quindi era necessario, era opportuno gettare sul tavolo del dibattito parlamentare del tema di riforme questa legge elettorale che viene fuori appunto dalla consultazione sulla rete. Quindi insomma un riconoscimento del successo del Partito Democratico? Non è il riconoscimento del successo del Partito Democratico, è semplicemente la necessità che un'opposizione come quella che noi siamo, e che con responsabilità istituzionale sia anche propositiva, come in realtà abbiamo fatto non da oggi, perché questa azione politica noi speriamo che serva anche per smontare un po' il mantra che ci dipinge come coloro che non partecipano, non contribuiscono, dicono sempre noi e quant'altro. Lo facciamo ogni giorno nelle commissioni, nel nostro lavoro parlamentare alla Camera e del Senato. Ora abbiamo questa possibilità di utilizzare questa legge elettorale che non è nostra, non è stata fatta da Beppe Grillo, da Maurizio Buccarella o da Danilo Torinelli, ma che è stata fatta finalmente insieme ai cittadini. Penso che sia un bel esperimento, un bell'inizio di una nuova prassi politica di coinvolgimento al di fuori del palazzo da parte dei cittadini.